È una corsa contro il tempo sul Gran Sasso, ma l'apertura della stazione per l'8 dicembre non dovrebbe essere in discussione. Così almeno dichiara Rete 8 l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, dopo il blackout che ha isolato Fonte Cerreto e Campo Imperatore a causa della rottura di uno dei cavi aerei della linea elettrica, che da Fonte Cerreto va appunto a Campo Imperatore a causa di una galaverna, fenomeno causato dall'accumulo di ghiaccio a causa del brusco calo delle temperature che ha sovraccaricato la linea elettrica rompendo il cavo. Nelle foto realizzate da Luigi Faccia dell'associazione Save Gran Sasso e direttore della scuola scia Sergio Gran Sasso si vede il punto dove si è rotto il cavo. Gli operai dell'Enel stanno lavorando da giorni, ma il maltempo in quota ha condizionato pesantemente le operazioni. La neve c'è, si devono battere le piste, ma tutto potrebbe essere pronto per l'8 se il maltempo non ci metterà lo zampino. Certo è che questo problema ripropone in tutta la sua drammaticità la mancanza dei sottoservizi al palo da tempo. L'associazione Save Gran Sasso, in particolare Luigi Faccia, lo denunciano da tempo, ma sono inascoltati. Il comune ha presentato da tempo pure il progetto di ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore, quello che ospitò Mussolini, ma anche qui come si può pensare di aprirlo senza sottoservizi? La galaverna non è un mistero, è una caratteristica di Campo Imperatore e purtroppo non si prende rimedio a questa situazione. Se ne parla sempre, noi pure abbiamo sempre detto che per strutturare qui su e dare una man forte a queste strutture esistenti bisogna fare i sottoservizi, bisogna interrare non solo l'energia elettrica, che adesso vediamo il problema che ha creato non solo a Campo Imperatore ma a un'intera vallata. Vorrei dire che ad Asseggi sono 3 giorni che non si vede la televisione e che non possiamo usare il wifi, e si deve interrare anche l'acqua, bisogna portare sull'acqua e bisogna portare anche il gas. Bisogna fare presto, anche perché con l'intenzione, al momento solo l'intenzione, di ristrutturare l'albergo e fare un albergo con i comfort che sono previsti e i 100 posti letto, si ha bisogno di servizi che funzionano.